Da qui parliamo di una zona, di una frazione di Cesena, San Giorgio, che negli anni purtroppo ha subito diversi allagamenti. Perché? Perché ci sono dei canali di scolo, dei piccoli rii che ovviamente quando ci sono le grandi piogge hanno il problema della pulizia dei corsi, e qui il consorzio di bonifica sembra essere intervenuto nel tempo, fra l'altro andando a sistemare appunto alcuni argini, ma c'è anche il problema dei ponti e il problema dell'innalzamento dei ponti, appunto per permettere che poi l'acqua nei casi di allagamento possa scorrere via in maniera adeguata. E purtroppo però cosa succede? Succede che questi ponti sono di pertinenza o del comune o delle province. Il comune pare che stia intervenendo, la provincia, pur sollecitata da diversi anni, non riesce ad intervenire, e qui ritorniamo al generale, anche perché le province ormai nelle loro casse per la manutenzione delle strade non hanno nulla. Io chiedevo quindi agli assessori che cosa hanno intenzione di fare rispetto a questo problema. Grazie. Si premette che la strada SP70 è ovviamente, come ha rimarcato lei, di competenza provinciale, quindi non rientra nella rete viaria di interesse regionale. È stata quindi da parte nostra, una volta ricevuta la sua interrogazione, trasmessa alla provincia di Forlì-Cesena una richiesta di informazioni, e si evidenziano in questa mia risposta i passaggi, diciamo, più rilevanti. Il Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti, nello specifico, rileva che il rio Granarolo, in località San Giorgio di Cesena, interseca l'SP70 al chilometro 10+850 in corrispondenza di un borgo abitato, denominato appunto Ponte Cucco. L'attraversamento è realizzato con un ponte in muratura ad un'unica arcata ribassata con luce di circa 5 metri, in corrispondenza del quale sono evidenti i lavori recentemente realizzati dal consorzio di bonifica, che hanno appunto rialzato e rivestito le sponde ad andamento quasi verticale con pietrame da scogliera, che è l'intervento più efficace che in questi casi si possa fare. Il ponte non ha subito nel corso degli anni alcun intervento di manutenzione straordinaria e costituisce anche per la strada provinciale un restringimento della piattaforma asfaltata, sempre peraltro più evidente. Il corso del rio Granarolo nel tratto in esame è costeggiato da numerose abitazioni costruite immediatamente a ridosso del rio medesimo, che però impediscono di ampliare la sezione idraulica del corso d'acqua in larghezza, e questo è un altro problema. Allo stato attuale, anche in conseguenza dei lavori di risagomatura del rio, il ponte costituisce quindi un intralcio al libero deflusso delle acque, soprattutto per quanto riguarda l'altezza del manufatto, dato che la larghezza è vincolata dalla presenza delle abitazioni sopra menzionate. La provincia di Forlì-Cesena evidenzia infine che per adeguare la sezione idraulica del ponte occorre ricostruirlo interamente, realizzando un nuovo manufatto di attraversamento posizionato ad un'altezza tale da consentire il deflusso della piena bisecolare. Un manufatto così realizzato non sarebbe compatibile con quote attuali del tracciato stradale per la presenza delle abitazioni a ridosso del ponte, rendendo detta soluzione non realizzabile. Al fine di elaborare una risposta la più completa possibile, è stato quindi chiesto un contributo anche all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, la Protezione civile e al Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica. Quest'ultima ha confermato che l'inadeguatezza del ponte sul rio Granarolo rappresenta una strettoia sul rio stesso e ha evidenziato che il rio fa parte della rete scolante consortile, pertanto in gestione del Consorzio di Bonifica della Romagna. Il Consorzio ha recentemente realizzato dei lavori di allargamento e risezione del rio. Chiudo dicendo che relativamente eventuali contributi, che è quello poi forse che le interessa maggiormente, di provenienza statale riferite al settore della difesa del suolo, il Servizio Difesa del Suolo ha chiarito che gli attuali criteri di ammissibilità e finanziamento degli interventi proposti escludono per ora le opere di rifacimento di infrastrutture interferenti. Come evidenziato nelle premesse, si ribadisce infine che la legge, per quanto concerne il sistema viario, può intervenire con un sostegno finanziario per opere, diciamo così, inesistenti, esclusivamente sulla rete viaria di interesse regionale. Quindi, per quello che ci riguarda,
si è precluso ad oggi ogni tipo di finanziamento regionale. Sì, grazie Presidente. Beh, non sono soddisfatto della risposta, perché purtroppo questo tipo di problematiche sono i problemi che affrontano i nostri concittadini rispetto ai cambiamenti climatici, e quindi dire il ponte andrebbe rialzato ma è competenza della provincia, la provincia dice il consorzio di bonifica ha fatto quel che poteva, noi il ponte non lo possiamo rialzare, Donini mi dice noi i soldi non ce li possiamo mettere, il ponte rimarrà così per altri 12 anni, io spero di no, visto che la prima segnalazione, almeno quella a cui siamo risalita noi, è di 12 anni fa. Fra l'altro mi sembra che quando si vuole l'impegno si metta, io ricordo l'inaugurazione del presidente Bonaccini proprio qualche mese fa in un paese di vicino che è Gambettola, paese dal quale dal quale provengo, in cui c'era uno stesso medesimo problema, il ponte è stato, il consorzio di bonifica è intervenuto e il ponte è stato rialzato, anche lì c'erano problemi con le abitazioni vicine, ovviamente il paese in quel caso era un po' più grande, quindi l'impatto che c'era stato negli anni precedenti era sicuramente stato importante, ma quando si vuole l'occasione per inaugurare dei ponti c'è, e io invito il presidente Bonaccini ad andare a inaugurare nei prossimi 2 anni un ponte anche a Ponte Cucco. Grazie.